una notizia bellissima, perché stiamo parlando di ragazzi che si confrontano non con la storia, ma con la potenza che ha la storia nell'attualità. Con le parole di Peppino Impastato, con il suo esempio, con una stagione che con la nascita delle radio ha visto anche nascere un pluralismo nel nostro paese. E speriamo che segnali come questo indichino una nuova primavera. Io, questo è l'augurio che posso rivolgere a loro.